Buongiorno amici, io sono Francesca. Oggi sono davvero molto contenta perché prepariamo quattro idee aperitivo davvero golosissime, simpatiche e colorate per delle cene con gli amici oppure per dei compleanni, dei buffet. Guardate come sono simpatici e ci vuole davvero pochissimo tempo per prepararli. Prepariamo il primo tipo. Prendiamo circa 100 g di provola e la grattugiamo con una grattugia a fori larghi. Insaporiamo 100 g di pomodoro con sale e olio. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia già pronta. Ci versiamo sopra la salsa di pomodoro. Senza esagerare, altrimenti uscirà tutta durante la cottura. Poi spargiamo anche la provola grattugiata. Origano quanto basta. E andiamo a coprire con un altro foglio di pasta sfoglia. Con una rotella dividiamo in due. E dal senso opposto tagliamo in striscioline, larghe circa 1,5 cm, massimo 2. E a questo punto non ci resta che aggrovigliarlo su se stesso. In questo modo otterremo delle girandoline davvero molto simpatiche. Spennelliamo con uovo sbattuto e se volete cospargete qualche seme di sesamo o semi di papavero. Inforniamo a 200 gradi per circa 20 minuti in forno statico. Passiamo al secondo tipo. Qui avremo bisogno di un foglio di pasta sfoglia e due wurstel. Quindi arrotoliamo. Se non volete ottenerli troppo spessi, dividete a metà il foglio di pasta sfoglia. Quindi tagliamo a tocchetti. Disponiamo su carta da forno, spennelliamo leggermente con l'uovo solo nei lati e inforniamo per circa 15-18 minuti a 200 gradi. Potrebbero volerci anche 20 minuti in base al forno. Passiamo al terzo tipo. Questa volta dobbiamo tagliare in triangoli il nostro foglio di pasta sfoglia. Faremo infatti dei cornettini salati davvero carinissimi. Farciamo con un cucchiaino di Philadelphia oppure formaggio caprino, una fettina di speck e via, arrotoliamo. È davvero super facile. Avete visto? Nel frattempo amici vi ricordo di lasciare un like a questo video se la ricetta vi piace e iscrivervi al canale. Spennelliamo anche i nostri cornetti con l'uovo così verranno belli lucidi e completiamo con qualche seme di sesamo e di papavero. Sono davvero troppo carini. E poi potete farcirli davvero come più vi piace. Inforniamo a 200 gradi per 15-20 minuti.
E adesso facciamo le pizzette. Anziché farle rotonde, oggi ho deciso di farle a forma di fiore. Coppiamo tutti i nostri fiorellini. Insaporiamo con salsa di pomodoro già condita. Origano e naturalmente un pezzetto di provola. Inforniamo anche queste per circa 15 minuti a 200 gradi. E voilà, il nostro aperitivo è pronto. Questo aperitivo è per voi, ve lo offro, lo prendiamo insieme. Cosa ne dite? Vi è piaciuto questo video? Vi piacciono le idee con la pasta sfoglia? In questi giorni cercherò di trovare qualche altra ricettina particolare e magari qualche bella ghirlanda anche natalizia. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, aspetto di leggere i vostri commenti perché mi piace davvero tanto leggerli. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per supportare il mio canale. Se vi va, potete condividere questo video con i vostri amici, anche su Facebook. Io vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ah, vi voglio dare anche un'idea in più. Se per esempio volete prepararli in anticipo, una volta fatti, anche da cotti, li mettete in una bella scatola ermetica e li congelate. Poi al momento dell'utilizzo li lasciate scongelare e li riscaldate un attimino nel forno. Però nel forno tradizionale, non nel forno a microonde, mi raccomando. E adesso, come al solito, vi lascio anche qualche video di quelli che ho già fatto e che trovate sul mio canale, se ve ne siete persi qualcuno. Ieri, per esempio, ho fatto questa pizza super super soffice, al cucchiaio, senza impastare e senza sporcare la cucina. Davvero un'idea molto molto golosa. Bene, vi mando un abbraccio e a domani con una nuova video ricetta. Ciao!